In una lettera ai parrocchiani, il parroco di Fontanelle, Don Andrea Militello, lo scorso anno aveva scritto a Natale che ognuno deve fare la sua parte e ognuno deve sentirsi parte di una comunità. Un invito chiaro per uscire dall'apatia. Ebbene, tracciando il bilancio sul Natale 2022 a Fontanelle, diciamo che a fare la loro parte sono stati la Chiesa di San Nicola, guidata proprio da Don Andrea, e il comitato di quartiere presieduto da Vito Lauricella. Si deve alla parrocchia e al comitato, infatti, se a Fontanelle il Natale è trascorso secondo la tradizione, con le novene in punti diversi, con canti e suoni che hanno preceduto la festa, conclusa con la messa di mezzanotte. A sorpresa presente anche Babbo Natale. Un plauso va sicuramente ai musicisti per la loro bravura. Parlavamo del bilancio sulla festa più bella trascorsa nel più grande quartiere di Agrigento ed è giusto ribadire, tracciando appunto il bilancio, che tutto è stato frutto della voglia di dimostrare che basta davvero poco per non essere soli. Bisogna però dire che Fontanelle non ha ricevuto le giuste attenzioni neppure a Natale da parte del comune, con le strade lasciate invase dalle erbacce. Le foto sul degrado diffuse da un'associazione sono state il dito nella piaga. Tutto vero, purtroppo. Ecco allora subentrare la parrocchia, luogo non solo di preghiera, ma punto di riferimento, unico punto di riferimento in assoluto con un giovane parroco che fin dal suo arrivo si è dimostrato affabile e disponibile. Grazie a lui e ai volontari che lo hanno collaborato, anche a Fontanelle si è respirata aria di festa.